Solo la considerazione del dibattito sostanzialmente teologico sulla natura dell'icona permetterà di comprendere la crisi e la sua soluzione, ma d'altra parte solo il metodo storiografico permette di contestualizzare correttamente questo concilio e di riconoscere che questo non fu che un intermezzo iconofilo. Secondo, il libro della professoressa Pugliatini riesce a riqualificare il pensiero iconoclasta, bravo, che è impossibile ridurre, come si dimostra, a uno scivolamento colpevole o addirittura demoniaco, né a un tradimento del pensiero tradizionale o a un incidente di percorso dovuto all'inappropriato intervento dell'imperatore nella vita della Chiesa. Tale tesi facciosa investe il secondo concilio di Nicea e il suo decreto del compito di ristabilire la verità e di un ritorno a una tradizione preesistente propriamente mitica, presumibilmente favorevole al culto del cuore e che risale alle origini del cristianesimo stesso. Emanuela è capace di dimostrare nel suo libro, sulla scia del volume precedente, l'immagine negata, da sul coro, che la definizione del concilio iconoclasta di Ierga del 754 era teologicamente ben fondata, al punto che incitò il Nicino II a definire una teoria chiara e dettagliata, a pensare un impianto dottrinale in termini sistematici, a chiarire i punti controversi per accreditare la propria tesi come conforme all'ortodossia. Fogliatini merita dunque la riconoscenza degli studiosi, sia teologi che storici, per tale ripristino di quella che è una versione verosimile non amputata della complessa verità della controversia iconoclasta, una versione molto più conforme a quanto accade solitamente tra gli uomini, dove è raro che uno abbia totalmente torto e gli altri, gli oppositori, totalmente ragione. Terzo, un altro grande merito di quest'opera, forse uno dei principali, è la sottolineatura del ruolo della teologia, di una teologia innovativa nella definizione della parte teorica della controversia iconoclasta e soprattutto nel lungo cammino che ha condotto alla percezione didattica dell'immagine, condiviso non solo in Occidente, come testimonia Gregorio Magno, ma anche in Oriente, che la considera come una realtà ontologica. Un senso che l'Occidente non ha veramente compreso, ma questo dato non ha nulla di sorprendente a causa della fedeltà latina alla dimensione illustrativa e didattica delle immagini. In definitiva, l'Occidente è rimasto un attore marginale nel dibattito bizantino e continuerà a sviluppare sulle immagini, come si evince dai libri carolini, un punto di vista autonomo rispetto al concilio dei greci. Quarto, infine, last but not least, la nostra collega ha avuto l'intelligenza, guidata dal senso della storia, di non fermarsi
al secondo concilio di Nicea la definizione di fede non è un meteorite, né al immediato dopo concilio, ma di prolungare la sua inchiesta per raccontare come fu recepito e interpretato tale concilio, bene o male, dalla ricaduta nel iconoclasmo, passando per il concilio dell'815 fino al trionfo dell'ortodossia nell'843 e oltre Bisanzio e la sua zona di influenza fino in Occidente. In questa rassegna si trovano due tratti dei teologhi Nicefono di Costantinopoli e Teodoro Sturta, che diedero forma concettuale alla teologia dell'icona e un'analisi del Synodicon, testo liturgico letto ogni anno nel giorno della festa dell'Ortodossia, la prima domenica di Quaresima, che alterna le acclamazioni a Cristo con gli anatemi diretti contro gli eretici, in particolare gli iconoclasti. E infine una quinta e ultima parte consacrata alla recezione del concilio di Nicea II in Occidente tra stranezze e sospetti, come lo testimoniano i libri carolini del 791 e il sinodo di Francoforte convocato da Carlo Magno nel 794. Qui si misura che la posta in gioco, il riconoscimento dell'ecumenicità del secondo concilio di Nicea, svela alcune questioni meno evidenti se non nascoste, sia che siano antropologiche o teologiche, come il fatto di sapere se un'immagine merita davvero un culto, di cui dubitano sostanzialmente i teologi occidentali, Giovanni d'Orléans, Teodolfo, o il milieu politico, ex La Chapelle, e l'imperatore Carlo Magno, con la sua pretesa di succedere a Bisanzio nel ruolo di guida e protettore della cristianità, si pone come il difensore del papato, quasi vescovo dall'esterno, come Costantino l'aveva fatto a suo tempo. Grazie per la vostra attenzione. Vorrei partire da una serie di immagini che ho messo a confronto. Avrete in queste slide che si succedono una icona e un'immagine parallela dell'Occidente. Ovviamente sull'Occidente mi sono sbizzarrita cercando un po' da tutta l'arte occidentale, in particolare dal Rinascimento in poi, per spiegarvi che appunto quelle che sono le differenze che abbiamo sotto gli occhi tra l'arte dell'icona, che in qualche modo si ripete con i medesimi canoni, e l'arte occidentale, hanno le proprie radici, dicevo, nel 787, nel secondo concilio di Nicea. Se pensate anche agli anni, siamo ben prima di quello che sarebbe il momento dello scisma 1054, che in realtà è un momento di scomuniche reciproche tra il patriarca e il legato papale, ma ben prima qui dello scisma e in quel millennio in cui si dice che la Chiesa è indivisa, ma ha già delle radici di differenze che poi spiegano le differenze che vengono successivamente. Quando parlo di differenze intendo qualcosa di storicamente reale e allo stesso tempo di positivo. Qui non si prende la parte di una teologia piuttosto che un'arte, Oriente, Occidente, si ricostruisce, come ha spiegato il professor Bosfrug, storicamente quello che è accaduto, con la lucidità storico-critica di ammettere la verità e allo stesso tempo di cercare di ricostruire nel modo più verosimile possibile la storia. Verosimile perché sappiamo che a Bisanzio
tutto è spesso costruito in modo agiografico, confessionale, la storia la fanno i vincitori, quindi non è sempre facile arrivare davvero alla veridicità della storia, ma sarebbe già tanto arrivare alla sua verosimiglianza. Se guardiamo l'immagine, è saltata una. Partiamo dall'immagine del Cristo, che è quella che creò più problemi, nel senso che all'inizio, quando le immagini sacre si diffusero, in particolare nel VI secolo, il volto di Cristo rappresentò i problemi maggiori. Perché? Perché Cristo non era semplicemente un uomo. Il Concilio di Calcedonia nel 451 aveva decretato che il Cristo è vero Dio e vero uomo. E allora la domanda che sorgeva spontanea è: in una immagine che cosa rappresentiamo? Il Cristo solo come uomo, ma perdiamo la sua divinità? Se pensiamo follemente di rappresentare la divinità, appunto non arriviamo da nessuna parte, perché la divinità è incircoscrivibile, non può essere messa in un'icona. E dunque la risposta degli iconoclasti era: lasciamo perdere, non rappresentiamo nulla, perché altrimenti perdiamo l'unità del vero Dio e vero uomo. Questa è stata la controversia iconoclasta, oggetto del mio secondo volume, in cui ho cercato di ridare voce agli iconoclasti, che non erano dei marziani, non erano all'esterno della Chiesa, ma erano dei membri, degli ecclesiastici, dei membri della Chiesa, che hanno per 100 anni, in particolare a Bisanzio, riflettuto sulla possibilità di fare delle raffigurazioni di Cristo, qualcosa che a noi sembra oggi così scontato, ma che fossero capaci di rispettare teologicamente quello che era stato stabilito dal dogma di Calcedonia. Dopo che ho dato voce agli iconoclasti, ho cercato la risposta in questo volume che ha dato la parte vincitrice. Gli iconofili dicono: Cristo stesso ha lasciato delle immagini, Cristo stesso può essere rappresentato perché si è davvero fatto uomo. E nelle icone noi non rappresentiamo né solo l'uomo né solo Dio, ma il fatto che si sia fatto persona. Quindi persona, una natura umana, una natura divina. Se chiudete gli occhi e vi dico di pensare a un volto di Cristo, nella tradizione orientale sostanzialmente vi viene in mente il Pantocratore del Sinai, che è un'icona di fattura costantinopolitana, come quelle quasi tutte che sono conservate antiche al Sinai, che vedete sulla vostra sinistra. Il Pantocratore del Sinai, VI secolo, solenne e allo stesso tempo, come molte delle icone di questo periodo, con dei tratti ancora dolci. Non è stereotipato come sarà poi successivamente il Mandino, ma è sostanzialmente diverso dal Cristo della Sistina che vedete qui focalizzato, che è un Cristo quasi giupiteriano, che ci accusano gli ortodossi fa perdere il senso della divinità del Cristo stesso. Perché nella icona del Pantocratore avete una solennità, una frontalità che in Michelangelo si perde, perché Michelangelo crea quel gioco straordinario nella Sistina del movimento, del dinamismo, per cui uno che entra si sente parte della scena, avvolto nella scena, e valorizza di più l'umanità del Cristo, l'uomo perfetto. Se guardate i muscoli, sono ben scolpiti, qui c'è l'uomo che prende il sopravvento, ma sostanzialmente fatica a tenere insieme il vero Dio e il vero uomo. Per quanto riguarda la Madre di Dio, abbiamo delle icone della Madre di Dio, sono tantissimi tipi iconografici, ma si ripetono sostanzialmente sempre identici. E invece le Madonne con il Bambino attingono al patrimonio artistico, spesso anche alle dame di corte che vedeva il pittore che poi le rappresentava, vedono un gioco, una tenerezza tra la madre e il bambino che è molto più ampio e meno rigido rispetto alla tradizione bizantina ortodossa. Qui vedete una delle icone più rappresentative della tradizione bizantina ortodossa, la Madre di Dio del Segno. La Madre di Dio, quindi la Vergine orante con le braccia aperte e il segno, perché la Madre è sempre rappresentata con il Cristo perché appunto deve il suo essere teotoco, il suo essere madre al fatto che è madre del Cristo stesso.
Quindi non è rappresentata da sola, come a volte è avvenuto nella tradizione occidentale, ma è sempre rappresentata con il Cristo. Qui avete la meravigliosa, poi alla mia destra, una Madonna Cagnola, che è nella collezione Cagnola a Gazzarda, è straordinaria, ma vedete che c'è già una attenzione alla sua bellezza, ai tratti della sua umanità, a un gioco con il bambino, e poi una sottolineatura che il professor Boesburg ci ha fatto notare anche in un ciclo di conferenze sul tema, il fatto che il Cristo sia sempre nudo. Quindi c'è un'attenzione a una sorta anche una rivincita della sensualità spesso nelle Madonne per il bambino che assolutamente non c'è nelle icone della Madre di Dio. E se guardate bene il Cristo, il volto di Cristo all'interno delle icone non è un infante, ma è sempre sostanzialmente una persona adulta pur con delle fattezze da bambino, perché si vuole sottolineare che è l'Emmanuele, il vero Dio e il vero uomo. Sappiamo che questa controversia iconoclasta mitica che anima il Medioevo si svolge per lo più tutta a Bisanzio. A Roma il problema non sussisteva veramente, perché a Roma, attraverso la posizione di Gregorio Magno e di altri, c'era l'idea che le immagini fossero da preservare, fossero utili, perché era la famosa Bibbia degli illetterati, la Bibbia Pauperum. E quindi le immagini erano utili per spiegare a chi non sapeva leggere, per spiegare appunto il mistero della salvezza. Sostanzialmente questa idea è passata poi in Occidente, anche se l'Occidente ha sviluppato poi rispetto all'immagine sacra una complessità che è la sua ricchezza, perché poi c'è un gioco di committenze, una spiegazione, un abbellimento estetico delle chiese, dei palazzi a cui sono commissionate le varie opere, un volersi accreditare anche a livello di ordini religiosi piuttosto che di coloro che commissionano le opere. Quindi l'Occidente ha un percorso differente. Ma è vero che l'immagine sacra non è mai stata sentita come una presenza. In Occidente ci possono essere delle immagini, ce ne sono di straordinarie, se guardiamo le nostre chiese, i musei, i palazzi, ci sono delle immagini sacre straordinarie, ma ci potrebbero anche non essere per una liturgia. Una liturgia può essere fatta senza immagini, è necessario il segno fisico della croce, ma senza delle immagini. L'Oriente invece non apre una liturgia senza le icone. E se fate mente locale e entrate in una chiesa ortodossa, la prima cosa che vi intimorisce o affascina è quella parete di icone, di iconostasi, che vi accoglie, che spesso noi non comprendiamo, ma che è ben pensata perché c'è un disegno delle icone. Si parte dai patriarchi, i profeti, la storia della salvezza per arrivare al Cristo stesso. Quindi è organizzata iconograficamente e teologicamente per accogliere chi entra in una chiesa nella storia della salvezza. Siamo nell'843, si conclude la controversia iconoclasta, cioè si mette un punto a tutto il dibattito sulle immagini sacre e si legittima che le immagini sacre hanno un senso e devono essere raffigurate in un certo modo in Oriente. È importante perché tutte le prime domeniche di Quaresima si celebra la festa del trionfo dell'Ortodossia, dove si rievoca la legittimazione delle immagini e ci sono una serie di anatemi abbastanza anche critici nei confronti degli iconoclasti. Grazie dell'attenzione.